Il nostro contesto culturale è sempre più segnato dalla distanza, dalla fede e soprattutto l'esperienza, il vissuto quotidiano non parla più del retaggio di una cultura segnata dal cristianesimo. Nasce l'esigenza dell'evangelizzazione, di riportare Cristo nel cuore dell'uomo e ripresentare quei valori che possono realmente trasformare la vita di tutti i giorni. Gli effetti negativi li stiamo guardando tutti sull'ambiente, nella società, nella stessa struttura ecclesiale, è molto spesso avvitata su se stessa e molto molto conflittuale, legandosi a punti di vista esclusivi, perdendo di vista il Vangelo. Questo nostro discorso sulla fede, sulle sue motivazioni, sulla consapevolezza del credere per riportare Cristo al centro della vita del cristiano significa rimettere ordine sull'orientamento della stessa vita. Quali sono i valori che seguiamo? Sono dettati dal Vangelo? È Cristo Signore con il suo senso dell'umano a guidare le nostre valutazioni, le nostre scelte? Come Chiesa dobbiamo interrogarci perché molti problemi interni alla nostra realtà ecclesiale nascono proprio dall'aver perso di vista qual è il punto centrale, qual è il focus, il baricentro. Ragioniamo secondo le nostre categorie, spesso mutuate da situazioni esterne, vissuti conflittuali a livello sociale, cultura segnata da distanze dai valori della fede. Noi vogliamo interrogarci sulla fede e la sua motivazione. Siamo consapevoli di questo grande valore all'interno della realtà ecclesiale? E se questo diventa vero nella realtà ecclesiale, ci rendiamo conto che solo una Chiesa che vive la fede in Cristo Signore può diventare speranza per quella società in cui è innervata come tessuto vivo e soprattutto strutturale. Più che preoccuparci di chi non viene in Chiesa, dobbiamo preoccuparci di portare nel tessuto della vita di tutti i giorni quella fede che alimenta il nostro cuore, dà senso alla nostra vita e può dare speranza a questa nostra realtà. Questo nostro convegno ecclesiale pone una domanda seria a cui dobbiamo rispondere. Qual è la fede che abita il nostro cuore? Quale fede celebriamo? Quale fede concretamente viviamo negli ambiti della nostra realtà? Rispondiamo con coraggio e se dobbiamo cambiare le cose, cambiamole.